Bentrovati, bentrovati in diretta con STEP, Economia e Territori, il format a cura di Confindustria Toscana Sud. Vi stiamo trasmettendo dagli studi di Canale 3, partner tecnico per la produzione. Ringraziamo ovviamente tutte le persone che ci seguono in diretta sugli account Facebook di Confindustria Toscana Sud, sul sito di Confindustria Toscana Sud, sul digitale terrestre regionale di Canale 3 e ovviamente live streaming. Allora, una puntata come sempre densa di contenuti con un filo conduttore che è lo sviluppo all'interno dell'azienda, come declinarlo, quali sono le istanze più importanti che anche la pandemia e la crisi che questa ha generato e il futuro che le aziende devono riscrivere si sono delineate. Abbiamo la possibilità di aprire la puntata con una grande donna, io sono molto onorata di averla come nostra ospite, ve la presento subito, la dottoressa Raffaella Iarrapino. Lei guida l'ufficio marketing e comunicazione del gruppo Redite, che è un'azienda molto importante del territorio. Raffaella, buongiorno, grazie intanto per essere con noi. Buongiorno Virginia, grazie a te, grazie di avermi invitata. Allora, guidi un settore importante, quello del marketing legato a un grande gruppo, il gruppo Reditec. Ti chiederei allora intanto un po' di farci una presentazione della famiglia Reditec, perché poi è un gruppo molto, molto articolato. E poi dopo, come seconda questione, vorrei affrontare, Raffaella, quello che poi è ovviamente ciò di cui vi occupate tutti i giorni, la tecnologia, il supporto nella tecnologia alle aziende, che mai come in questo momento ovviamente, con tutto ciò che ha implicato la pandemia e lo sviluppo tecnologico a volte forzato, necessario per l'azienda, si è generato. Ma prima il gruppo Reditec, la famiglia Reditec, ci racconti un po'? Sì, è una grande famiglia, è vero. Il gruppo è un gruppo, Reditec è un gruppo di imprese che si occupano da oltre 40 anni di tecnologie innovative, di sistemi tecnologici, quindi di digitalizzazione. È praticamente la nostra idea, il nostro obiettivo è quello di portare il digitale nel mondo imprenditoriale italiano, delle imprese, dei professionisti, delle organizzazioni, proprio per velocizzare quello che è il lavoro, migliorare la competitività, far crescere proprio l'impresa al suo interno attraverso degli strumenti, strumenti che devono essere sempre più semplici, sempre più immediati, alla portata di tutti. Ed è stato sempre il nostro obiettivo. Abbiamo anche, le nostre aziende lavorano, il nostro core business è questo. Abbiamo anche un'azienda storica del gruppo che si occupa invece di arredo e ristrutturazioni, quindi che completa il cerchio per quanto riguarda la parte business e uffici. Però diciamo che in questo momento, questo è stato un anno molto particolare, anzi parliamo già dal 2020, sappiamo tutti che è stato molto particolare, per noi è stato di grande lavoro perché abbiamo dovuto accelerare fortissimamente il lavoro sui nostri clienti. Noi abbiamo circa 6.000 clienti sul territorio italiano e abbiamo visto fare un salto di qualità nel digitale, un salto forzato, come dicevi tu, che però ci ha portati a cercare di facilitare il più possibile il lavoro e abbiamo visto che attraverso il digitale è stato possibile lavorare, vivere, andare a scuola, fare tutto quello che prima facevamo in presenza. E naturalmente il nostro sforzo è stato proprio quello di mettere a proprio agio il nostro cliente nel mondo digitale. È un impegno, una sfida molto importante, perché appunto fa crescere, fa sviluppare la competitività delle imprese sul territorio, non solo italiano, ma anche nel resto del mondo, perché noi ci dobbiamo confrontare con il resto del mondo. Quindi abbiamo visto che possiamo fare riunioni a distanza, possiamo lavorare a distanza, abbiamo messo le imprese tutte in smart working, quindi con la possibilità di lavorare sulla scrivania di casa o sul divano, ma con il computer, con i dati del computer che sono in ufficio, sono rimasti in ufficio. Naturalmente molta attenzione alla sicurezza dei dati, perché questo è un altro tassello importante, e uno sviluppo continuo di innovazione, perché la nostra idea è quella di portare sempre più, di accorciare sempre di più il divario tra il lavoro e il digitale, la possibilità di parlare con la macchina in maniera sempre più immediata, sempre più veloce, per poter lavorare sempre meglio. Questo è il nostro obiettivo.
Allora, dal vostro ovviamente osservatorio avete, come ci hai già un po' delineato, avuto il polso di questo anno così complesso per il mondo economico, dalle piccole alle grandi industrie, perché gli elementi che ci dicevi hanno veramente trasversalmente riguardato tutto e tutti, dal mondo della scuola, pensando al sociale, ma noi ci focalizziamo ovviamente sul tema delle imprese. Ti faccio una domanda che ho posto ad altri colleghi imprenditori, augurandoci ovviamente che il prima possibile la pandemia sia debellata. Quali saranno le istanze che rimarranno? Perché probabilmente certi elementi, certi nuovi modi di lavorare, certe dinamiche del lavoro, dalla tematica commerciale alle tematiche del dove si lavora e come si lavora, forse rimarranno con delle modifiche importanti, non si tornerà completamente indietro, la pensi così? Assolutamente, nessuno di noi sa esattamente che cosa ha portato anche a livello psicologico, a livello lavorativo, mentale, questo salto che è stato fatto. Devo dire che per esempio siamo stati in qualche modo tutti bravi a adeguarci, no? Perché la flessibilità quella è sintomo di sopravvivenza, quindi in questo naturalmente ha aiutato moltissimo la tecnologia digitale. Se pensi che in 8 settimane di pandemia, di lockdown del 2020, è stato calcolato che sia stato fatto un salto di qualità nel digitale, quindi di adeguamento alla digitalizzazione delle tecnologie, di 5 anni, paragonabile a 5 anni di un altro periodo storico, quindi velocissimo. Cosa resterà? Noi lavoreremo molto perché non si torni indietro, nel senso è giusto tornare in presenza, io non vedo l'ora, perché io poi sono, per quanto mi riguarda, sono responsabile degli eventi aziendali, quindi per me tornare in presenza è vitale ed è bello, però consiglio a tutti coloro che si sono adeguati e hanno fatto bene digitalmente al software, all'e-commerce, a tutti gli strumenti che hanno permesso di continuare a lavorare, consiglio di non mollare, cioè nel senso non tornare indietro, perché questi sono gli strumenti che ci permettono di crescere e di sviluppare un futuro imprenditoriale che sia competitivo con il resto del mondo. Il resto del mondo non sta a guardare, l'Italia ha storicamente un certo ritardo, permettimi di dirlo, dal punto di vista della digitalizzazione. Certo. Oggi ci sono gli strumenti, ci sono i fondi di finanziamento, ci sono tutte le modalità e le possibilità per potersi mantenere in questo stato, diciamo, di performance digitale. Lo vediamo anche dal punto della pubblica amministrazione, lo vediamo con la sanità. Noi poi ci siamo spinti molto su queste tecnologie nuove, abbiamo incontrato l'intelligenza artificiale nella quale abbiamo investito, perché è una tecnologia ancora più abilitante, ancora più spinta, che ci permette di lavorare ancora meglio, ancora più velocemente, e ridurre il nostro sforzo cognitivo nel portare avanti il nostro lavoro, le nostre attività. E devo dire che per esempio in questi casi è risultata molto utile, perché io parlo della tecnologia di Quest, che noi abbiamo abbracciato come gruppo Reditech, investendo anche nella società Questit, partecipando alla società, e devo dire che con questa soluzione intelligenza artificiale siamo riusciti ad avere per esempio una velocizzazione della vaccinazione, delle chiamate da parte del centralino, perché appunto un'intelligenza artificiale chiama le persone per prendere gli appuntamenti per potersi vaccinare. Parlo di un sistema implementato in questo momento in una regione autonoma che è la Valle d'Aosta, quindi è paradossalmente un'intelligenza artificiale che velocizza il sistema per prendere appuntamenti con gli anziani che non sono in grado di andare sul sito a prenotarsi per poter fare il vaccino, per poter prendere l'appuntamento col vaccino. Quindi
quindi un assistente virtuale ti telefona, prende l'appuntamento, fissa l'appuntamento in agenda e ti ricorda il giorno prima che tu devi fare questo vaccino. Quindi diciamo, stiamo lavorando proprio su fronti ancora più avanzati, proprio per poter ridurre qualunque tipo di difficoltà nell'utilizzo delle tecnologie. Allora, tra l'altro l'esempio questo ultimo che portavi, devo dire, mi sento di dire che è anche un orgoglio per tutto il nostro territorio, perché uno sviluppo informatico così importante. Abbiamo raccontato l'avvento di Caterina, l'assistente virtuale, ad esempio qua per il comune dove vi trasmettiamo, da Siena. Quindi questi sono veramente degli esempi luminosi, ovviamente, di tecnologia all'avanguardia. Facevi un appello importante, quello del non tornare indietro, e questo credo sia, diciamo, un po' un mantra che tutti ci dobbiamo porre, nel senso, si aprirà un tempo nuovo quando la pandemia finisce, dove ci saranno ovviamente delle ferite che la pandemia ha lasciato, delle nuove frontiere e anche delle nuove sfide. Quindi il non tornare indietro è un po', diciamo, un mantra che ci dobbiamo imporre tutti su tutto. Tornando però al settore tecnologico, se tu dovessi dare ad esempio alle piccole e medie imprese, no? Perché poi il territorio toscano, oltre ai grandi campioni industriali, è fatto da piccole e medie imprese. Ecco, se tu dovessi dare dei consigli operativi su cui concentrarsi pro futuro, in maniera ovviamente generale, poi ogni caso va studiato a sé, ma quali ti sentiresti di condividere con colleghi imprenditori che ti ascoltano? Ma io dico sempre che è importante tenere le relazioni con altre imprese, con altri soggetti, con altri attori del mondo imprenditoriale, perché è fondamentale, perché ognuno di noi ha un'idea, può avere avuto un'esperienza, e quindi è molto formativo e fa crescere. Non smettere mai di studiare, quindi di formarsi, di aggiornarsi sulle nuove soluzioni che possono essere sul mercato. Questo è un lavoro che noi facciamo da sempre, e ti posso assicurare che è la cosa che dà più soddisfazione, riuscire a portare quello che è l'elemento innovativo, la conoscenza, perché manca molto la cultura imprenditoriale, quindi è necessario fare sempre formazione. Quindi direi queste due cose. Un'altra cosa che mi sento di dire, che secondo me è molto importante, ora ormai insomma un po' di anni sono passati anche per me, devo dire che le nuove generazioni, da questo punto di vista, nel digitale sono nativi digitali, quindi sono coloro che ci possono insegnare delle cose, io consiglio proprio agli imprenditori anche di lavorare con le nuove generazioni, con i giovani, quindi portare anche dalle scuole i ragazzi a vedere cosa fanno le imprese, e da loro trarre degli spunti interessanti per proprio digitalizzarsi, perché il digitale non va, è un modo che non va subito, va governato. Quindi se io ho imparato a fare determinate cose e ormai non devo più pensare a quello che devo fare la mattina, non so, per aprire il cellulare, per aprire il computer, per lavorare, e questo è l'ostacolo che bisogna bypassare. L'abbiamo superato proprio in questo momento di emergenza, come quando uno ingessa il braccio destro, deve lavorare col sinistro, comincia a lavorare tutto il giorno col sinistro, e quindi riesce alla fine a fare delle cose che col destro non riusciva a fare, magari anche in maniera più evoluta. E questo è quello che è successo durante la pandemia. Abbiamo cominciato a lavorare in digitale in maniera più evoluta di quella che a cui eravamo abituati precedentemente. Riavremo le relazioni umane, e io lo spero presto, potremo usare questa competenza acquisita per fare sempre meglio, per lavorare sempre meglio. Quindi io consiglio proprio tenersi aggiornati, relazionarsi con gli altri per conoscere sempre di più il mondo, perché spesso noi siamo anche piccola impresa, magari specializzata in qualcosa e sa fare benissimo quel qualcosa, però
non ha la competenza per poter capire quale strumento le serve per fare per un bilancio o per gestire un e-commerce. Ecco, in questo caso relazionarsi con altri, oltre che con i professionisti, quali possiamo essere noi o altri sul mercato, ma comunque relazionarsi anche con gli altri colleghi, con le altre imprese, fa sì che uno possa conoscere le esperienze e le esigenze di tutti. E in terza battuta, ovviamente, imparare dalle nuove generazioni quello che può essere l'utilizzo delle tecnologie. Raffaella, io ti ringrazio innanzitutto per il tuo tempo, per la tua disponibilità, come sempre gentilissima. Mando ovviamente un grande saluto a te e a tutta la grande famiglia Reditech, prendendo l'impegno di risentirci presto per nuovi aggiornamenti. Intanto grazie e un augurio ovviamente di buon lavoro. Grazie a te.